Iniziato intrepido, un mano 1-2 ottiene più 2 di attacco, sicuramente una carta estremamente valida. Non vale 5 stelle perché c'è questo problema del dove metterla e in comprensione contro cosa. Ma come ho detto più volte anche nel resto della card review, in un meta di un mana 1-3 che dominano, un mana 3-2 in risposta è decisamente la carta migliore che potreste avere in quel mazzo nei primi tre turni. Una carta che da sola abilita Concept assieme alla carta che ti fa pescare alla lettrice e che quindi può permetterti di giocare anche, non lo so, Agro Warrior, Agro Paladin, senza dover necessariamente ricorrere ai Murloc, per esempio, nel caso del Paladin. Carta che sinergizza bene con alcune carte tra il forte e il mediocre a un mana presenti nel meta. Penso ad esempio all'infestazione adorabile per quanto riguarda Druide Hunter, e che comunque ha bisogno veramente di una piccolissima spinta che nella maggior parte dei casi, anzi nella metà dei casi, ti sarà data semplicemente dal coin. La moneta vale come impulso magico e tutte le partite dove fai iniziato moneta qualsiasi altra cosa, hai fatto una 3-2 e qualcos'altro ed è molto 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 forte. Raramente vedrà competizione assieme alla Blazing e dipende semplicemente da quello che va a tradare la Blazing e quindi da quello che c'è nel meta, dal lato opposto del board. Se sul board avversario ci sono delle 1-3, la Blazing viene sostituita immediatamente dall'iniziato. Se invece il meta non prevede 3 HP nella maggior parte dei casi sul lato avversario, l'affidabilità e la certezza del danno fisso e costante senza fare una minchia ovviamente andrà a favore della Blazing. Quindi per questo non vale 5, perché chiaramente per tutto quello che ho detto dovrebbe valere 5. Non vale 5 perché letteralmente dipende dal meta, non in una fase da paraculo, ma in una fase da effettivamente queste cose si decidono nei primi turni solo sul vantaggio iniziale del letteralmente il primo trade che farà questa carta giocata in curva. Storico Polkelt, 4-5, ordina il tuo mazzo dalla carta con il costo più alto a quella con il costo più basso. A me questa carta non piace più di tanto, non sono tra i super fan, non darò né 5 stelle né Totodillo allo storico Polkelt. Non è che non mi piace rispetto all'hype che viene generato attorno allo storico. Non la vedo una carta così meta defining, quindi ovviamente almeno 4 stelle le vale tutte. È una leggendaria molto forte, una leggendaria che siamo felici di sbustare, una leggendaria che può vedere gioco in tanti deck di vario tipo. Non credo che sia una leggendaria meta defining, non credo che sia una di quelle a cui stare attenti tra un'ora. Soprattutto perché nei mazzi dove crea dei problemi, problemi evidenti, faccio un esempio, l'ottima, grandiosa combo assieme al Quest Warlock, dove tu giochi lo storico e poi con l'Hero Power della quest risolta del Quest Warlock hai la certezza di prendere quello che vuoi, d'accordo? Credo che quello sia uno scenario che dovesse diventare oppressivo verrebbe risolto, fissato, nerfato in qualche modo, non toccando lo storico ma chiaramente toccando altre carte. Facciamo un esempio, solito Maligos. Però in tutti gli altri contesti invece mi sembra una carta che abilita degli ottimi top deck, quindi una carta comunque forte anche in contesti tipo quelli dei mazzi Highlander, dove tu da un certo punto in poi inizi a pescare soltanto power play e anziché pescare a turno 10 il tuo turno 2 che ti fa un po' triste, ti rende un po' triste e mogio. Ma anche lì, se dovesse diventare predominante, l'ordine che crea lo storico Polkelt non è un ordine definitivo, è letteralmente un ordine messo lì per lì. Noi non possiamo mescolare altre carte nel nostro deck perché il deck verrebbe rimescolato e da parte dell'avversario basta mescolare una bomba, un albatros, un altro minion a caso, un'altra magia a caso per scombinare i piani, rimescolare il nostro deck e noi abbiamo fatto 4 mana Yeti. Quindi siccome le risposte ci sono e non sono poche, e in generale anche negli scenari peggiori mi aspetto una risposta forte da Blizzard, perché fondamentalmente lo scenario peggiore è quello OTK, uno scenario che si spera voglia essere sempre e per sempre evitato da ora in poi dalla nostra casa di produzione preferita, Poppy, con tutto che non mi fido, gli do comunque 4/5. Impera Scrivania. Vabbè, dai, andiamo avanti
ma con filosofia poi fai doppia 2-2 a 0 mana. Va bene, allora, quando succederà tornerò a pensarci. La guida della scuola. La guida della scuola è una carta sulla quale sono decisamente combattuto, perché secondo me non è né una carta da skip, né una carta incredibile, la sleeper, corridor creeper del set. No, non è né uno né l'altro, secondo me. Piazzo la guida della scuola a 3 mana, ci ho ragionato un bel po', ho fatto un po' di compiti a casa sulla guida della scuola. Tutti i dream scenario che vengono descritti per questa carta mi convincono poco, però tutto sommato a volte sono accettabili per poter pensare che veda gioco fondamentalmente. Ho detto tre stelle. Ci sono tanti concetti e quelli che mi convincono di meno paradossalmente sono quelli che vengono portati alla luce più spesso, ad esempio... Beh, è un ottimo abilitatore di combo per Totem Shaman, che non è una battuta. Sì, però anche in quel giro migliore di tutti, dove tu hai fatto, che ne so, un mana guida, due mana magari arma runica, turno 3 fai Totem garantito e in più ci fai sopra subito la spell. Va bene, hai fatto 3 mana doppia 2-4. Non è che in quel caso hai vinto immediatamente il match e ti ha abilitato una power play tremendamente forte, capite? Nelle altre classi, non lo so, nel paladino a turno 1 fai doppia 1-1 e capirai, cioè nel senso a sto punto giocavi la Blazing che è letteralmente una 1 mana 2-2, probabilmente stai anche più comodo. Nel Mage è un ping gratis, va bene, quindi hai fatto Elven Archer. E poi arriviamo agli scenari dove invece questa effettivamente vorrebbe vedere gioco, che forse funzioneranno comunque, ma semplicemente non nello scenario che mi viene proposto molto spesso nella discussione con la community. E ovviamente parlo di Hunter e di Warlock. Quando parlo di Hunter mi viene detto in Hunter questa è un mana, due danni. E invece secondo me questo non è vero. E in Warlock mi viene detto in Warlock questa è un mana, pesco. Allora, premesso che potrebbe essere vero in alcuni contesti, veramente pochi. Questa non è un mana due danni, perché questa è un mana due danni nei deck che vogliono spingere tantissimo. Se questa viene top deckata dopo, non è che ti resetta l'hero power e tu fai hero power, guida hero power. Nei deck particolarmente aggressivi arrivi comunque ad avanzare mana e in quei turni, con quel mana a disposizione, questa è soltanto a turno 1, turno 2 e turno 3. Un mana due danni, ma a turno 6 non è un mana due danni, perché a turno 6 tu avresti fatto comunque hero power e poi hai giocato una 1 mana 1-1 e ti è avanzato il mana. Allo stesso modo nel Warlock non è un Kobold Librarian, ok? Perché se tu hai già tappato, Kobold Librarian era incredibile perché ti faceva due danni e pescavi una carta in più oltre a quella del tuo hero power, che è una cosa fortissima. Era quella la forza del Kobold Librarian, che a volte in un turno pescavi due con tre mana. Questa non ha questo scenario, e la mancanza di questo scenario è letteralmente il motivo per cui, sì, può vedere gioco, non dico che assolutamente sia una merda, da qui a 2 anni, voilà, ci sarà sicuramente un mazzo che preferisce fare hero power gratis, per un motivo o per un altro, ma non è l'abilitatore incredibile, la carta che ho sentito, cioè veramente trovo ridicoli quei discorsi lì. Poi, ripeto, lo scenario migliore è probabilmente quello dello Shaman. A me sta cosa di affidarsi a Totem Shaman. Insomma, spero di poter giocare qualcosa di un po' più bello, eh. Quindi, comunque, 3 stelle se le piglia. Furia Divina. Va bene. A 3 mana, 5-1, elementale, scudo divino. Forse non si giocherebbe lo stesso. A 4 mana, di sicuro non la giochiamo. Solo con la side quest del Mage, che è un mazzo che comunque non esiste. Elec Erudito, carta da Wild. Non esiste niente di utile che si possa fare con questa carta in Standard. In Wild ci sono delle stronzate terribili e orrende da fare con questa carta. In Standard assolutamente da una stella. Skip. Delinquente Furtiva. 4 stelle per me, per la Delinquente Furtiva. Che però ha un brutto drawback che dipende da quanto sarà forte il Mage. Delinquente Furtiva trova un counter mostruoso in tutte le nuove carte del Mage,
che abilitano AOE con una facilità devastante. Pensiamo soltanto a combustione. Se dovessimo giocare Rogue contro Mage che tira combustione su un pezzo accanto alla delinquente, la delinquente diventa una delle carte più brutte del gioco. Però in tutto il resto del meta la delinquente prende esattamente lo spot che al momento appartiene alla Corsara, quella dell'avventura di Galakrond. 2 mana 1-3 stealth che pesca una carta come Death Rattle. La si giocava perché comunque non è male quella carta e perché non c'era molto altro di competitivo nello stesso slot. La delinquente è sicuramente meglio di quella e prenderà il posto di quella non solo in Stealth Rogue, in generale proprio in tutte le versioni che al momento giocherebbero volentieri la Corsara. Però questo dipende esclusivamente dal fatto che contro Mage questa vada a crepare istantaneamente oppure ci sia meglio la Corsara che resiste un attimino. Dipende proprio da quello, però sicuramente almeno 4 stelle è tanta roba. Abilitatore per la 3 mana 3-3 che pesca due carte se hai giocato un minion con stealth. Veramente carina, carina, bella, mi piace moltissimo, sono contento di questa carta. Custode delle pergamene. Il meta è diverso, non siamo più nel meta di Azur Drake. Purtroppo, tra l'altro, il tag elementale è quello che uccide questa carta. Se avessi avuto tag drago, sono sicuro che molte liste, in particolare druido, avrebbero preso in serissima considerazione questa carta. Purtroppo il tag elementale è letteralmente ingiocabile oggi. Non c'è un motivo per giocare elementale che non sia, ripeto, side quest del mage. Non mi sembra un motivo sufficiente per giocare custode delle pergamene. In alcuni contesti, come quelli ultra late, sempre molto improbabili, rinvenire una magia sarebbe molto meglio che pescare una carta dal deck. C'ha questo upside la custode di pergamene, dove solo in quegli scenari specifici, nelle lotte di valore, fare discover sarebbe molto meglio che pescare dal deck e avvicinarsi alla fatigue. Per cui non zero, non vale uno, ha un barlume di speranza, semplicemente non mi è facile vederlo oggi. Magari se tornano delle sinergie intriganti. Calderone incantato. Non è una carta che vale 1. Se fosse uscita in un altro set, non mi sarei mai sognato di dare al Calderone incantato una stella. Ma in questo set il Calderone incantato mi sembra proprio una carta da una stella. Penso che se voglio fare questa cosa, a questo punto gioco molto più volentieri il Totem Shaman Mage. Non è a potenziale 0. Questa carta non ha potenziale 0. Ce n'è di roba. E mi sembra il set sbagliato però per far uscire questa qua. Ci sono dei pezzi dove tu fai drop a 3, spell a 7, poi lui fa un'altra spell a 7. È molto pericolosa però, capite? Ha uno swing di varianza molto più alto per esempio rispetto al totem. Qualcosina for fun ci si fa forse. Però non riesco a non dargli uno in proporzione e in rispetto al power level di altre carte di questo set. La bacchettaia. Una carta che in un altro set mi avrebbe fatto pensare letteralmente minchia, questa potrebbe prendere lo spot della 2 mana 2-2 discover una magia che si gioca con i draghi. Non sto scherzando, in moltissimi deck mi avrebbe intrigato questa un po' di tempo fa. A oggi invece, a meno che io non voglia giocare 1000 passaggi segreti nel rogue, mi sembra strano pensare che questa potrebbe veder gioco, quindi solo 2 stelle nonostante il potenziale relativamente alto. Però non ce la vedo e non la vedo neanche in futuro. Proprio una scelta per alcuni pochi Highlander deck o nelle carte che vogliono assolutamente abusare di studio e sperano di trovarne di più per qualche motivo. Quindi proprio a esagerazione dell'esagerazione, ma di sicuro non una top card. Forgia chiavi alabastro. Mi sfugge qualcosa, quindi una stella per me. Alla fine della fiera ci ho ragionato su e non riesco a convincermi dell'utilizzo di questa carta neanche in mazzi strani che potrebbero citarlo dal deck, neanche in mazzi strani, letteralmente manco in un deck con Geppetto. Non riesco assolutamente a comprendere l'utilizzo del forgiachiavi. Carta non male, carta che sempre nello scenario prevedibile di poco fa delle guerre di valore potrebbe aver senso, ma anche in quei deck mi chiedo, è veramente l'alabastro la cosa migliore che possiamo fare? Non ci sono modi di forzare la pescata per il nostro avversario in standard e questo è un grave problema.
Non l'ho capita, davvero, non l'ho capita sta carta. Vectus! 5 mana, 4-4, chiedo di battaglia, avvocato dei draghetti, 1-1, ottengono entrambi l'antolo di morte dei servitori morti in questa partita. Come fa a non essere una carta da 5 fottute stelle? Mi piace tantissimo, anche con pochi detrattol, particolarmente utili. Comunque parte con una 5 mana 6-6, che fa qualcosa di figo. Mi piace parecchio, dovessi giocarla anche soltanto in rogue con un detrattol di merda e un detrattol che è per esempio Liliana del rogue. Anche così mi basterebbe come una carta che ha lo slot nel deck. Adesso, questa carta vale 5? Sì. Vale il sigillo? No. Perché ci sono pochi detrattol fighissimi da giocare in questo meta? Veramente pochi. I detrattol particolarmente belli sono davvero, 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 davvero pochi in questo momento. Per cui Vectus ha dell'altissimo potenziale da qui a qualche mese, che può andare soltanto a migliorare. Però, se vi devo dire la verità, letteralmente dopodomani, no. Perché fondamentalmente ci sono delle carte che hanno, per esempio, Reborn, che sono più intriganti di alcune carte con Death Rattle e non vanno nello stesso pool di evocazione dei draghetti 1-1. E questo rovina un po' la festa a Vectus. Però, in ogni caso, anche contando questo downside, non credo che questa carta possa valere meno di 5 stelle, anche se nella prossima settimana vedrà gioco letteralmente in due mazzi e basta, spammate su 10 classi. In futuro penso che sia impossibile non vedere Vectus un po' ovunque. C'è un anno e mezzo di carte con Death Rattle, per tutte e 10 le classi ne bastano 2 in un anno e mezzo tra tutte e 10 le classi, perché sta carta diventi totalmente fuori controllo. Quindi io sono bello che convinto su Vectus. La toga della protezione, alla fine niente, ha ragione Turna. Si possono fare cose molto più belle a 3 mana, e nonostante questa comprenda se stessa, mi arrendo, va bene? Alzo, depongo le armi sulla difesa della toga della protezione. Le altre carte che sono uscite post-reveal hanno evidenziato che effettivamente di single target removal ce ne sono, ma non sono tantissimi. Si concentrano quasi tutti nella classe Mage, si concentrano quasi tutti nel Rogue. Per tutte le altre classi invece i danni AOE rappresentano un problema molto più pressante e non credo che possa valer la pena includere questa come chiusura, stile lockdown della partita, per dire ti metto questo board, poi chiudo il mio board e lo metto in sicurezza contro quello che potresti fare tu. Perché questa cosa si fa in particolare per esempio nei mazzi aggro, e nei mazzi aggro la toga della protezione è una delle peggiori carte che tu potresti avere nel deck. Semplicemente perché non rappresenta danni, perché non rappresenta protezione e perché non rappresenta cioè presenza costante su board, stile Death Rattle, quindi Sticky Minion. In aggro, che è letteralmente il mazzo migliore dove tu vuoi applicare il suo effetto, questa è il peggior top deck quando ti manca così per vincere. Se ti manca così per vincere, e Oppo ha risolto board magari, o sta per risolvere board, e tu peschi questa, peggior top deck del deck. Quindi, peccato. Almost. Testa calda Cremisi. Gesto di coraggio. E visto che ho dato 3 stelle al drago 3-9, mi permetto di dare 3 stelle tendenti quasi alle 4 stelle alla testa calda Cremisi. Non è una carta necessaria, ce ne sono sicuramente di meglio. La competizione nello stesso slot è serrata per la maggior parte delle classi che vedono qualcosa di più forte come alternativa alla testa calda, ma non in tutte. Druido, come dicevo prima, probabilmente vorrà tenere la sinergia draghi per sfruttare il soffio del ramp. La testa calda è uno dei migliori draghi che mi viene in mente da poter inserire in quel mazzo per mantenere solida quella sinergia, per proteggere e fare quello che deve fare diciamo all'interno di un turno e all'interno di un deck, che poi avrebbe molta facilità nel risolvere il proprio impulso magico, se non immediatamente dal turno 5 in poi. Sono forse più sulle 4 stelle che sulle 3, però obiettivamente, siccome riesco a immaginarla solo in una classe, tanto, non tantissimo in altre, forse nel Mage, forse nel Priest,
ma difficilmente, ad esempio, anche nel Warlock credo che le Aranasi non possano essere sostituite in funzione di una sinergia drago più pressante, e non credo che potrebbe prendere il posto di Twilight Drake. Quindi, siccome riesco a vederla in maniera convincente solo in una classe, non riesco a spingermi fino alle 4 stelle. Però 4 mana 3-6 che fa una cosa figa, è importante. Ci sta, non è male. Credo, oddio, credo che fosse l'ultima. Oddio, non me ne sono neanche accorto. Fatemi controllare, chat. Forse era l'ultima? What? Oh my god! Finite! Quindi rimane l'ultima cosa da fare, cioè assegnare il sigillo di Injuston. Mio Dio. Ripeto, il sigillo di Injuston è una cosa a ridere. Però va fatto. E allora devo fermare la musica, chat. Devo fermare la musica, devo bere, devo concentrarmi. Questo è un momento importante. Questo è un momento molto importante ed è anche un momento importante che vi distruggerà le orecchie, quindi vi avverto. Siete pronti all'ear rape? Esatto, Dodger. Siete pronti, chat? Allora, il sigillo di Injuston è un modo che ho per ringraziarvi dell'attenzione riguardo questa, diciamo, carrellata di card review, votazioni, eccetera. Io apprezzo moltissimo il feedback, la compagnia che mi avete fatto davvero in questo percorso incredibile. Sempre bello potersi confrontare con voi, vi ascolto, vi leggo. Anche se non siamo d'accordo, apprezzo comunque che abbiate un orecchio per quello che ho da dire. Quindi siamo al momento dell'ultima assegnazione, visto che il sigillo dello Sbra è già stato assegnato, il sigillo dello Sbra, vero? La carta più forte del set per me è Passaggio Segreto, una carta che credo che verrà nerfata. O abbiamo assegnato il sigillo del Totodillo a diverse carte che probabilmente saranno meta defining o che comunque mi piacciono davvero da morire. E quindi, ladies and gentlemen, non vi ho mai spiegato qual era il criterio di assegnazione di Injuston, sul quale, account sul quale torneremo, tra l'altro, ovviamente, per giocare i mazzi free to play della nuova espansione. Quindi, rullo di tamburi. 3, 2, 1. Dopo il sigillo dello Sbra e il sigillo del Totodillo, l'assegnazione per il grandioso sigillo di Injuston va a... Ma l'arcistrega Will, ma come si fa a stampare una carta così? Ma poverini! Quelli che vogliono giocare free to play, ragazzi, ma come fanno quelli che vogliono giocare free to play? Aprono solo 15-20 pacchetti nella loro avventura su Hearthstone. L'unica leggendaria che sbustano è l'arcistrega Willow. Una carta di merda. Persino per quelli che hanno tutto il set a propria disposizione. E in particolare una merda per quelli che vogliono giocare free to play. Quindi, ovviamente, l'arcistrega Willow vince il contest per la carta di Injuston, che io assegno alla carta peggiore possibile da sbustare per un giocatore free to play, che credo sia la cosa più sensata. Assegnare il valore di Injuston a una comune fortissima, ma sti cazzi, quella ce l'avrete tutti comunque. Ma invece quei pochi bastardi di voi che tra 40 minuti, perché ormai ci siamo, mancano 40 minuti, quei bastardi tra voi che tra 40 minuti sbusteranno l'arcistrega Willow, ragazzi, questo di Injuston era una specie di abbraccio virtuale che il vichingo vi manda. Vi abbraccio e vi bacio in bocca con tantissima pietà per il vostro account tendenzialmente free to play. Spero che non sbusterete sta cagata mostruosa, che ha il grande difetto di essere una leggendaria brutta, ma soprattutto una leggendaria che anche quando è forte soltanto in mazzi costosissimi in media. Quindi per voi è proprio la peggiore in assoluto. E questo era... Volete rivederlo? Volete rivederlo? Va bene, ve lo faccio rivedere. Ringraziamo Gunnel per aver realizzato questa meraviglia. Vedi che parte tutto epico, meraviglioso.
Chi la trova come leggendaria gratis regalata può ricevere un sub gift. Ci siamo quasi. Madonna, le mie orecchie. Grazie, grazie Gunner, è bellissimo. Mi sento tristissimo, la troverò sicuro. Vabbè ragazzi, immagino, molti di voi la troveranno. Momento più alto nella tua carriera da streamer. Grazie Giacomo, grazie. Grazie mille.